ospitante affacciasse alla finestra e per forza non essere sempre invaso nella propria privacy, no? E avere tutta una situazione quando ce l'hai la possibilità, e io penso che ci sia la possibilità di fare una cosa diversa, che appunto anche come diceva il consigliere Cioni, no? Che lì si va poi ad aumentare un traffico, una stradina, un pedestrettoio, non ci si passa, no? Uno per porta, mezzo per porta, perché ragazzi, Corteolona si conosce tutti, no? Quindi ci si passa malapena a piedi, ma c'è una macchina, o in bicicletta c'è una macchina che passa. Immaginate quando passa con codice d'attività. Quindi si poteva benissimo fare un atto, si può benissimo fare un atto di viabilità per accedere a un parcheggio che sia sempre attaccato al centro, ma che non sia invasivo in quella maniera. Io sinceramente, tenendo anche in considerazione che molti cittadini non sono veramente soddisfatti di questa, io penso che l'amministrazione che oggi ci propone di adottare questo provvedimento debba in qualche maniera rivedere la sua posizione, perché non credo che sia impossibile fare in un'altra maniera e cercare di dare il servizio giusto e legittimo che è necessario alla nazione, e per forza deve peggiorare, a parer mio, quelle sono le condizioni della frazione stessa. Certamente i parcheggi sono importanti nella nostra città, nelle frazioni non sono, però bisogna stare attenti a fare un servizio e a fare dei lavori che siano anche coerenti con quelli che sono gli atti di questa amministrazione, nel corso del tempo, non dei decenni o dei secoli, ma degli anni e dei mesi passati ha adottato, perché ci sono addirittura cittadini che non hanno fatto, dopo aver avuto 2 anni fa, 1 anno fa, 3 anni fa, 5 anni fa, dei permessi per fare delle opere nel proprio, nella propria area, ora riceverà ora queste opere vanno disfatte perché ci si deve fare un altro tipo di intervento. Io penso che questo sia, potendo fare in un'altra maniera, per dare un servizio alla città e al cittadino, potendo fare in un'altra maniera, questo sia sbagliato se non viene fatto. Poi io sulla questione che riguardava le prerogative dei consiglieri, devo concordare un po' anche con quello che è stato l'intervento del consigliere Gabriele Sani, perché vedi Presidente del Consiglio, intendo il comunale, come essendo Matteo Renzi, Presidente del Consiglio nazionale, giustamente noi possiamo fare tutte le battaglie che dobbiamo fare e le dobbiamo fare per dare una dignità e legittimità ai consigli comunali. Io potrei parlare delle leggi andate a Pianizzo, i sindaci, ci può anche smettere di venire, e molto probabilmente in seguito avremo bisogno forse anche di pensare azioni un pochino più incisive, e non voglio di sparare grosso e quindi mi fermori su quello che intendo come azioni particolarmente incisive, però il primo passo per dare dignità e legittimità e legittimare il signore deve partire da qui, deve partire dall'amministrazione e dalla gestione del consiglio stesso, cioè a dire quella che sono, come altre volte è stato detto, che si devono essere un'azione che ci permetta, come consiglieri, a maggior ragione adesso che abbiamo a disposizione molto ma molto ma molto meno tempo di quello che potevamo avere rispetto ai mesi di luglio, ricordo, dopo è passato il mese di provvedimento vaccinale della storia della pubblica italiana, e quindi noi a maggior ragione, anche tenendo in considerazione il fatto lì, bisogna in qualche maniera cercare di riorganizzare quello che sono lavori di consiglio. È evidente, non si può pretendere che gli uffici prevedano un mese prima quello che succederà un mese dopo, però chiaramente al momento che sono pronti la documentazione si può vedere, potendolo fare, non è contravvenendo a nessuna legge, perché ci sono delle scadenze da rispettare, potendolo fare si deve dare perlomeno un tempo congruo lo decideranno al gruppo, può pensare al gruppo, si deciderà di non essere volta a volta, non lo so. Però questo io penso che sia una cosa da fare il prima possibile. L'altro punto, se posso permettermi di andare un problema, ma rispetto a quello anche lui diceva, il consigliere Carillo, io penso presidente, abbiamo avuto modo di affrontare rispetto alla questione di ordini di giorni che rischiano di essere stavolta, e poi uno si presenta, non si può vedere, e rischia di non vedersi votare, penso su questo, e lo dico, no? Perché
per esempio di essere spalleggiato, questo è stato allargare il campo dei consiglieri che pensano su questo dalla parte della discussione, può essere che questo tema vada affrontato il più possibile. Grazie. Grazie Presidente. Io in questa discussione mi è tornato alla mente una discussione che sono formato da affrontato lontano aprile del 2008 riguardo alle problematiche della fazione di Nuova. Io per chi non c'era ricordo che in quell'occasione la lista era presente, la lista la mozione chiedeva non tanto un parcheggio per la fazione di Nuova, ma chiedeva genericamente, ma perché poi il problema secondo noi non è solo un problema di parcheggi, ma è un problema molto generico riguardo tutta la viabilità della fazione. Nella discussione di questa mozione, in cui chiedevamo che l'amministrazione comunale cominciasse a porre rimedio, a porre mano, a mettere mano alla questione e ai problemi che aveva la frazione di Corte Nuova, l'allora assessore Cinquini era assessore alla mobilità per in qualche modo giustificare, quindi chiedere un voto contrario da parte dei gruppi di maggioranza a quella mozione. Le parole perché poi scritta malamente, ci rispondeva dicendo: noi abbiamo approvato nelle settimane scorse il bilancio, era il 2008, ed abbiamo inserito nel piano delle opere pubbliche uno stanziamento di 300.000 euro per quest'anno, per il 2008, che prevede un sistema di parcheggi pubblici per la frazione, che però impone una variante allo strumento urbanistico. Quindi ci diceva che in aprile 2008 che non importava votare quella mozione, avevamo portato perché comunque l'amministrazione comunale si era già adoperata affinché perlomeno il problema parcheggi fosse risolto. Era aprile del 2008, cioè in 3 anni e mezzo, poi l'assessore di riferimento è cambiato la giunta, è cambiato il consiglio comunale perché c'è stata l'elezione di mezzo, ma non è cambiato il sindaco. Io credo un sindaco a distanza di 3 anni e mezzo, un'opera e tre che nell'aprile 2008 sembrava ormai imminente, cioè si diceva che a fine 2009 sarebbe stata pronta, si riporta tutto il materiale finalmente necessario a risolvere questo tipo di problema, ecco che un sindaco non senta nemmeno l'esigenza di giustificare come mai ci sono stati questi ritardi. 3 anni e mezzo, è possibile non essere riuscito a fare una variante del regolamento urbanistico in 3 anni e mezzo? Cioè lo stanziamento era bilancio nell'aprile di 2008, in 3 anni e mezzo non siamo riusciti a fare una variante e il sindaco non sente nemmeno l'esigenza di in qualche modo giustificare i motivi che hanno portato a questi ritardi. Quindi io la trovo, poi ognuno fa il sindaco come lui ritiene opportuno. Io l'avrei fatto una cosa del genere. E poi ritorno alla mozione che proponiamo allora, perché noi riteniamo che il problema del livello di frazione non sia solo il parcheggio, ma in generale il problema lì è un problema di abilità. Quindi mi domando, c'è quella strettoia che citava prima anche Caccione, cioè dove non si riesce a scambiarsi nemmeno in bicicletta fra un po'. E non mi pare che il parcheggio vada a risolvere quella problematica lì. Quindi mi domando io, ma una volta che ci si va a mettere in mani finalmente, o che era così impensabile cercare di, nei limiti delle risorse a disposizione, per amor di Dio, però era così impensabile cercare di affrontare il problema in maniera più generica e cercare di arrivare a una soluzione anche sulla viabilità della frazione di Canova. Si va sempre a toppi, rattoppi, a bocconi, si interviene dopo 4 anni, si mette una toppa, anche se però poi il problema è più largo. Poteva essere l'occasione per cercare di trovare, io non entro nemmeno in merito, anche se non sono un tecnico, però un pochino mi sono detto gli atti, anche entrando nello specifico, sarà che non ho competenza in materia, però si va a fare un intervento, un pezzo di parcheggio vecchio si fa diventare verde pubblico, un pezzo di verde pubblico si fa diventare, sembra un sistema di affrontare le questioni che io francamente non condivido. Poi chiaramente voi avete il potere esecutivo, quindi è giusto che tu faccia le cose molto ritenete opportune. Io fossi stato io avrei cercato, avrei sfruttato l'occasione per affrontare il problema in maniera più generica, perché ripeto, il problema non è solo i parcheggi, il problema forse più grave è quello della viabilità. Uno che ci passa a piedi, non c'è niente di marciapiede, come ci passa a piedi quella struttura rischia 3 volte di essere investito da una delle macchine che cercano di scambiarsi. Quindi io avrei colto l'occasione, ripeto, per affrontare la questione in maniera un po' più sostanziale. Questo però è un
modo di operare, ormai io ho 8 anni e sono qui dentro, quindi non me ne la riga, perché comunque questo è il modo di fare questa giunta di questo sindaco, devo dire, senza che ci sia niente di personale sul sindaco, ma un modo di fare, un modo di fare che io non condivido e che contesto. Sulla delibera mi riserverò dopo in dichiarazione di voto, ci esprime la mia dichiarazione. Grazie consigliere, grazie. Sì, grazie presidente, brevemente, siccome io sono il tecnico, non faccio una questione appunto tecnica, ma faccio una questione vorrei che da parte di questa amministrazione ci fosse una presa di coscienza per quanto riguarda le problematiche della frazione di Corte Nuova e in particolare le esigenze dei cittadini che abitano in quella zona, perché creare un parcheggio, ampliare un parcheggio in una zona dove c'è appunto, come è stato detto da tutti quelli che mi hanno preceduto, una zona intasata, creerà ulteriore confusione e creerà ulteriore disagio per chi abita in quella zona. Quindi anch'io mi auguro che questa amministrazione possa prendere in considerazione una variante che va dalla chiesa dove ci sono lì delle nuove costruzioni e che quindi bypassi il centro di Corte Nuova per poter arrivare poi nella zona della scuola passando esternamente dal centro e magari creare lì un parcheggio in quella zona, perché molto semplicemente si può ovviare quindi a evitare di intasare ulteriormente il centro di Corte Nuova che è estremamente disagiato. Nulla toglie che poi magari la gente che abita in quella zona lì possa parcheggiare sempre nel parcheggio che c'è già ora lì davanti al circolo e i nuovi abitanti che sono nella zona un pochino più esterna possano usufruire quindi di questo nuovo parcheggio, giusto appunto che si possa dare la possibilità, come è stato fatto il parcheggio di San Pio lì nella zona che sempre precede quella strettoia, lo si può fare nella zona nuova dove c'è il campettino di calcio dietro alla parrocchia. Io credo che però tutto questo debba avere come priorità però una nuova visione della viabilità di quella zona, perché effettivamente il disagio c'è e lede anche andare contro il disagio anche di un singolo cittadino, secondo me è una questione che ci dovrebbe far riflettere, perché mettere a disagio anche una famiglia mi sembra che non sia giusto, specialmente in frazioni così piccole in cui c'è da scegliere ben poco, per cui bisogna fare di necessità virtù. Ecco, la nostra richiesta, e poi ci riserveremo anche di decidere in sede di votazione come votare, però è che questa amministrazione possa prendere in considerazione per prima cosa un cambio di una soluzione di viabilità diversa da quella che c'è ora, con una nuova variante al piano regolatore, oppure prenderla in considerazione per il nuovo piano regolatore che verrà varato da questa amministrazione. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Allora, discussione chiusa, e l'assessore voleva fare alcune precisazioni. Sì. Prego. Sì, come precisazione intervenire in un tessuto edilizio complesso come quella della parte vecchia della frazione di Corte Nuova non è facile. Tecnicamente i tecnici che hanno lavorato tra nessun problema divenono la frazione in due zone, una zona dove confine è dato dalla via San Carlo, tutto ciò che è tra l'abitato di Pontorno, diciamo, e via San Carlo.
Carlo in una serie di circostanze anche più favorevoli ha trovato soluzioni dei parcheggi reali a verde. L'avvisato di pesce storico della frazione Ponte Nuova che si trova in direzione di Montelupo di Naia, da via San Carlo in poi, è un tessuto, i consiglieri lo conoscono bene, è un tessuto e un vizio particolarmente complesso, dove è estremamente difficile intervenire. La realizzazione di questo parcheggio è a favore di chi abita in quella zona di Corte Nuova. Non è un parcheggio dove soluzioni alle auto attuali di quegli abitanti, perché nessuno, da nessuna parte delle frazioni che stanno intorno a Ponte Nuova andrà a portare l'auto lì, non ha senso. Il parcheggio c'è stato sollevato come necessità da parte di quei cittadini, è ritagliato uno spazio estremamente complesso, sicuramente complesso, quindi sarebbe facile in attenzione progettare lì e comunque e quindi è a destinazione solo ed esclusivamente di quegli abitanti, è il risolvere il problema di quegli abitanti. Io mi resta difficile pensare che chi parcheggia lì va a aumentare il traffico a Corte Nuova, anzi molto probabilmente smette di girare per andare verso qui la finale, per andare verso le ponte. Allora si rende conto. Sì, però è un uso specifico della frazione di attenzione. Il verde attrezzato che andiamo a realizzare è il verde attrezzato che ha una superficie di 350 metri quadri. È un verde che è destinato espressamente all'utilizzo soprattutto dei bambini della zona della nazione, perché lì è possibile metterci uno scivolo, una talena, del tavolino, quindi tutte quelle serie di spesature che servono. Quindi l'intervento di per se stesso è un intervento specifico per chi abita quella parte della nazione che è compresa tra via San Carlo andando verso est. Non è niente di più, e per l'amministrazione è un risolvere il problema, non è creare anche grazie. Grazie assessore, allora a questo punto si passa alla dichiarazione di voto, chi vuole intervenire? Da questo punto di vista
le altre ragioni sono essenzialmente di due ordini realtà, diciamo. La prima solamente quella più importante è la questione di merito. Non è plausibile, non è ammissibile che si convochi una commissione nella stessa settimana, cioè si convochi la commissione lunedì per il giovedì, perché questo riesce difficile ai consiglieri stessi, me per primo che l'ho messo per iscritto, partecipare all'incontro convocato. L'altra cosa ovviamente è la necessità di condividere un percorso serio tra giunta e consiglio dei contenuti nel percorso istituzionale delle commissioni, sono sempre lì. Non è plausibile che a una settimana della necessità peraltro di portare in consiglio, perché qui si sta parlando di necessità di portare la mozione in consiglio, che l'ufficio in sostanza, che vuoi per mille ragioni plausibili ed accettabili, aveva la necessità di portare in consiglio la mozione per portare i precedenti, va bene, perché comunque vada, può capitare. Il problema è che capita su tutto, capita su ogni singolo adempimento amministrativo urbanistico che questa città deve andare a prendere. Quindi non è plausibile, non è possibile che il consiglio sia in qualche modo bypassato o non messo nella condizione di poter adempiere ai propri doveri. Un consigliere comunale, giustamente come diceva Sani prima, ha il diritto e il dovere di informarsi nei confronti dei cittadini, ha il diritto e il dovere di andare a rendersi conto di quelle che sono le condizioni, ha il diritto e il dovere di studiarsi le carte in un modo approfondito e di fare tutte le domande che siano legate a uno studio particolareggiato degli atti che va a votare. Questo non è più ammissibile, l'abbiamo detto tante volte, lo diciamo anche in questa sede, non è ammissibile che un consigliere comunale non sia messo nella condizione in primis di partecipare alle commissioni, perché convocare le commissioni lunedì per giovedì non è ammissibile. Non è ammissibile soprattutto anche all'indomani di quei provvedimenti che si sono discussi anche oggi in consiglio comunale, quando il consigliere comunale difficilmente può prendere permessi, si può spostare, può avere altri impegni di lavoro che non può rimandare in un caso o nell'altro. Questo è fondamentale, perché altrimenti non si mette nella condizione un eletto di fare il compito che i cittadini l'hanno chiamato. Questo è il primo ordine di motivi. Altri motivi vanno sollevati sempre in questa sede su altre questioni importanti. Mi dispiace farlo qui, ma tanto se lo si fa fuori dal consiglio, soprattutto sui giornali, si viene poco ascoltati, ancora meno ascoltati. Mi rivolgo al presidente Bartolucci, soprattutto sulla commissione. Io le ricordo che circa 6-7 mesi fa gli scriventi consiglieri comunali Baroncelli e Borgherini richiedevano una commissione sulla questione della PAM e sulle novità che ci sono state su quella questione. Ad oggi continuiamo a convocare le commissioni all'ultimo momento senza affrontare in modo programmatico delle questioni che i consiglieri comunali ne hanno sollevato. Io mi auguro che prossimamente questa questione venga affrontata in consiglio in commissione come è lecito, doveroso fare, soprattutto anche le domande richieste precise dai consiglieri. Chiudo anche sul, prima abbiamo detto sulle motivazioni di merito, ma anche nel merito bisogna dire che se l'intervento di prima dell'assessore traccia un percorso nell'interesse dei cittadini, questo non può che far piacere, anche la realtà di Corte Nuova presenta una necessità a nostro avviso di ragionare sulla necessità appunto di un parcheggio, però è anche vero che per l'ennesima volta siamo di fronte all'ennesima variante su atti di programmazione che potevano essere benissimo programmati nell'ultimo PRG, nelle ultime programmazioni che questa città ha fatto. Quindi ancora una volta siamo di fronte a delle limitazioni di fatto degli strumenti urbanistici che impongono delle riflessioni sul futuro strumento urbanistico di cui questa città si sta dotando, e ci auguriamo che su quello una convocazione della commissione ad hoc che abbiamo poi alla fine voluto e che non si è più riunita,
perché su questo noi non vogliamo sempre dare un contributo a spot sul futuro della programmazione urbanistica di questa città, ma vogliamo dare un contributo serio, sensato e soprattutto ragionato su degli atti che non siano consegnati la settimana prima per la settimana dopo. Grazie. Sì, grazie Presidente. Allora, come detto, io non ci vedo il piano generale e non ce lo vedo perché manca degli obiettivi a lungo termine per questa città. Per fare un esempio, Amburgo è una città con 1.700.000 abitanti che si pone l'obiettivo di ridurre la CO2 del 50% nei prossimi 10 anni e dell'80% nel 2050. Ora, una città come Empoli non può certo avere questi obiettivi, però deve avere degli obiettivi a lungo termine e io questi obiettivi non li vedo. Vedo sempre le soluzioni, come diceva il consigliere Rubini, a spot, cioè facciamo una cosina lì, una cosina là, ma non ci vedo il piano generale, cioè non capisco se le auto vogliamo ridurre, se vogliamo fare una viabilità alternativa, se vogliamo porre i nostri centri, piccoli centri, come può essere Corteroli, come può essere Trappi, come può essere Corniola, che vogliamo rendere dei centri vivibili a sé, con anche delle piccole attività commerciali, ma anche con quella vivibilità che serve per non dover andare sempre a ricercare tutto all'esterno. Per fare questo ci sono appunto quelli che vengono chiamati gli standard urbanistici, che questa amministrazione non ha ben chiaro come intende trattarli, cioè facciamo la variante e li facciamo monetizzare. Si dice che in centro dovranno andare 1.000 abitanti in più e siamo già sotto gli standard urbanistici. Rudoe in questione rispetta gli standard urbanistici, ma comunque noi andiamo a aumentarli. Cioè, non ho capito, la parola standard serve per avere delle condizioni di vivibilità simili in tutta la città. Non ho capito se si intendono come dei minimi che poi verranno aumentati oppure si considerano un po' così una cosa passante. Questo è praticamente il discorso sul metodo che ho detto prima. Credo che si vada a cercare semplicemente un'alzata di mano che poteva essere trovata favorevole anche su una parte più ampia del Consiglio rispetto a quella della maggioranza, e credo che comunque sia essere in maggioranza vuol dire aver appoggiato il sindaco su un programma, ma non significa certo appoggiare ogni singola decisione della maggioranza. Per questo noi voteremo contrario a questa discussione. Grazie. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni? Sì, grazie Vicepresidente. Noi diciamo subito che votiamo no. Votiamo no perché, siccome abbiamo fatto no per la variante nella zona di Valdorme, votiamo no anche per questo, perché è una metodologia per noi che bisognerebbe cassare e smettere di usarla. È una metodologia che va a toppe, che si tira la coperta sui dati oggettivi del dottor, del regolamento urbanistico del piano strutturale, in modo tale che a convenienza, in buona fede, non in buona fede, a convenienza si usa tutti i vari elementi oggettivi a nostra disposizione per portare a delle soluzioni. Questa è una soluzione che direi aiuta in modo contingente e immediato certe problematiche che ci sono. Tutti sappiamo per quale motivo questo parcheggio progettato da tempo si parla degli anni 80, questo è un parcheggio che è nato nei primi piani degli anni 80, quindi si sta parlando di 80, 90, 2030 anni, 30 anni deve essere fatto questo parcheggio, segnando questo una tavola.
diciamo, questo è l'80, anzi non ho avuto tempo stasera di andare indietro, comunque dall'80 al 81 questo era già, c'era l'assessore, credo, l'attuale sindaco.